Buonasera a tutti, siamo sempre qui al ristorante Casalice, lo chef Davide vi augura buona serata. Questa sera vi farò vedere una ricetta molto molto simpatica. E vieni qui Marco, intanto passerò a Marco questa crema che adesso vi spiegherò cos'è. È una crema di melanzane bruciate. Metterò un goccetto d'olio. Gli spaghetti sono già nel bollitore, nel frattempo che saranno cotti vi spiegherò appunto come si fa questa crema. Per fare la crema di melanzane bruciate, se avete Instagram mi trovate come Chef Davide Nanni, potete vedere nelle storie come ho fatto. Vabbè, potete bruciarla o nella brace, però con questo caldo la vedo un po' difficile. Io personalmente l'ho bruciata sul fornello, ho messo a bassa temperatura per circa 10 minuti, girandola pian piano fino a quando appunto la melanzana fosse cotta dentro e appunto la pelle bruciata, che dà appunto questo sapore di affumicato. Gli spaghetti appunto sono dentro. Dopodiché, una volta che la melanzana appunto è bruciata, la prendete e la mettete dentro un recipiente per frullarla. Aggiungete un pezzettino d'aglio a seconda del vostro gusto e la frullate con un po' di olio e questo sarà il risultato, una crema abbastanza dura. Vedete? Proprio così. Dopodiché, ecco, la pasta è cotta, vi farò vedere come viene ultimata questa ricetta. Quindi, procederò, procederò a mantecare tutto. Non occorre partire appunto così, solo con la crema di melanzane bruciate. Seconda dell'occorrenza aggiungete o meno un po' di acqua di cottura. Potete aiutarvi con un goccetto d'olio per legare meglio la salsa e un goccetto ancora di acqua. È una pasta molto molto veloce, non ha bisogno di essere mantecata a lungo. Non ho usato sale perché appunto nella crema c'è un po' di sale e appunto non occorrerà aggiungere altro sale. Dopodiché, al momento che la pasta ha raggiunto il giusto grado di manteca, procederemo appunto con l'impiastamento. Non la userò tutta per rendere il piatto elegante, dopo la mangeremo noi per assaggiarla. Dopodiché qui, vieni Ercole, fai vedere, ho semplicemente sgusciato tre gamberi rossi e se ne andrò a fare una quenelle che andrò ad adagiare appunto sullo spaghetto. Potete usare anche degli scampi se volete, io in questo caso ho usato il gambero rosso. Dopodiché andrete a chiudere il piatto con un po' di pistacchio. E il piatto è pronto, un goccetto di olio in chiusura e un pizzico di pepe che richiama l'affumicato. Ed ecco il piatto. Quindi spaghetto con crema di melanzane bruciate, top di gambero crudo e pistacchio. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, semplice. Marco, un saluto. Ciao a tutti. Ercole, ciao a tutti. Alla prossima ricetta.